un'organizzazione criminale spregiudicata che catturava e vendeva illegalmente volatili per un giro d'affari che toccava anche il milione di euro l'anno. Stamani i carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria insieme ai carabinieri forestali hanno eseguito l'operazione Free Wildlife. In 7 sono finiti i domiciliari, si tratta di Pasquale Repaci, Giuseppe Cagliostro, Angelo Barilla e poi Rocco Costantino, Giovanni Porpiglia, Demetrio Labbate e Francesco Repaci. Secondo le indagini era proprio quest'ultimo ad essere il presunto capo del sodalizio. Obbligo di dimora invece per Domenica Siclari. Le accuse contestate sono a vario titolo: associazione per delinquere, ricettazione, uccisione e maltrattamento di animali. Quando i volatili non erano utili al commercio illegale, venivano uccisi senza alcuno scrupolo per imbandire le tavole dei ristoranti di Veneto e Lombardia. I capi che non erano pregiati e quindi che non servivano per essere immessi in commercio vivi e quindi per, in un progetto di esportazione che andava anche verso Malta e quindi a livello internazionale, venivano uccisi, venivano soppressi con modalità tipo veniva torto il collo, veniva ucciso premendo con un dito sul capo dell'esemplare, quindi con modalità sicuramente gravi e spregiudicate. I presunti bracconieri dal 2016 sarebbero riusciti a catturare fino a 300 esemplari al giorno, che poi venivano commercializzati illegalmente in tutta Italia, toccando persino il mercato di Malta. Un gruppo di persone ben organizzato, con divisione di compiti, con investimenti di fondi per pasturare alcune aree dove avveniva la cattura. Malta rappresentava e rappresenta una delle mete privilegiate per questo tipo di attività illecita. L'investigazione ha disvelato un flusso continuo di esemplari vivi a favore appunto dello Stato di Malta, principalmente attraverso il porto di Pozzallo, quindi Sicilia, che fungeva da collettore verso appunto lo Stato di Malta. I carabinieri forestali hanno scoperto un'importante linea di traffico che portava direttamente dalla Calabria verso il mercato della ristorazione nel nord Italia, con particolare riferimento alle regioni del Veneto e della Lombardia. Proprio perché in queste regioni sono dei piatti molto tipici, appunto la polenta con gli usei, il famoso spiedo. Si pensi soltanto, per fare un esempio, che in un ristorante di medio ad alto livello un piatto a base di beccaccia può venire a costare intorno ai 60-70 euro, e che una cena a base di cacciagione può costare anche al cliente finale una cosa come 150 euro. Angela Panzera per la CNews 24.